Uno, dos, tres. Buon cammino. Chiama Due Mari della Solidarietà e della prima edizione di un evento promosso da AIL, dalle Avis provinciali di Potenza e Matera, dalla Comunale di Terranova di Pollino, di Latronico, di Senise e dalla Domus Basilicata in collaborazione con tante altre associazioni che hanno nel volontariato e nella solidarietà appunto la loro mission. Per tre giorni, dal 6 all'8 settembre, una carovana di bikers sta percorrendo il coast to coast lucano da Nova Siria a Maratea, dallo Ionio al Tirreno, per diffondere i valori del volontariato e promuovere stili di vita sani. Per parafrasare un celebre film italiano, contro Isi e Benigni, chi siete e dove state andando? Allora, questa è un'iniziativa che nasce da Gavis, perché Gavis è un'associazione presente in maniera capillare su tutto il territorio regionale e visto che il problema sangue è un problema sempre purtroppo presente e sempre grave, perché nei periodi estivi c'è una carenza dei donatori di sangue, allora Gavis ha pensato a questa manifestazione per sensibilizzare ulteriormente alla donazione, e la manifestazione prevede di toccare con la bicicletta vari paesi, vari sedi Avis, in maniera da ringraziare i donatori e anche invogliare chi non è donatore a pensare al problema, a sensibilizzarsi e quindi a diventare donatore. Oggi partiremo, ieri alcuni sono partiti da Nova Siria, hanno fatto Nova Siria Terranova, oggi il gruppo principale partiremo da Terranova, andiamo a Latronico, passando per Francavilla, domani sera partiremo da Latronico, domani mattina partiremo da Latronico per andare a Maratea, passando per altri paesi, Lauria, Nemoli, in maniera da toccare vari paesi e ringraziare tutti i donatori. L'appello è anche quello di unirsi non soltanto a questa carovana meravigliosa di bikers, ma anche al sistema Avis e alle donazioni. Al sistema Avis e al sistema di tutte le associazioni, infatti è presente anche l'AIL, è presente la Domos, è presente l'associazione Lupo, è presente l'associazione Noi per Filippo di Praia Mare, perché il volontariato è la base per supportare tutte le iniziative in campo sanitario. Tra l'altro questa è un'iniziativa nata proprio in questo paese, a Terranova, grazie ad un'iniziativa appunto della sezione avisina di Terranova. Sì, è nata su proposta del dottor Pizzuti qui in Avis a Terranova di Pollino a febbraio in occasione dell'assemblea dell'Avis comunale. Due mari di solidarietà, avete toccato una sorta di basilicata cost to cost della solidarietà. Ma sì, certamente sì, ieri mattina c'è stato qualcuno che ha iniziato il percorso da Nova Siri, ha sposato subito l'idea il comune di Nova Siri e Nemoli come istituzione, compreso il nostro comune di Terranova di Pollino. Un'iniziativa molto importante che ci permette di veicolare la cultura del dono. L'Avis di Senise è sempre stata una promotrice di queste attività e noi siamo ben contenti oggi di poter dare una mano allo sviluppo e al successo di questa iniziativa. Il provinciale sposa sempre le iniziative bellissime proposte dalle comunali, lo ha fatto anche in questo caso. Sostanzialmente sì, il provinciale è quella che supporta tutte le belle manifestazioni delle comunali che promuovono in certo senso la cultura del dono, ma la solidarietà in linea generale. E l'estate è, come al solito, la stagione estiva, una stagione molto delicata da questo punto di vista, no? Purtroppo sì, l'estate sappiamo tutti che per vari motivi, vacanze oppure perché ci spostiamo per altri motivi, i donatori vengono meno, le sacche vengono meno e spesso ci troviamo in emergenza. Questo è un grave problema e da noi parte l'appello di donare anche, soprattutto prima di partire per le vacanze, donare è sempre un bel gesto.